tempo. Se no la macchina. Sta ancora in dente, vediamo. Ma ne è ammazzato. Dice solo per questo un motivo in più, un punto in più. Sta senza dente. Come on, be my baby, 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 come on. I'm in love with the shape of you. Vai alla base. Yeah.
You are the one for me, for me, for me, for me, double. You are my love, very, 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 very tired. Je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire, dans la langue de Shakespeare, my désir, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de moi. Che cos'è? Non ti piace? La trap. Sfera e basta. Chi ascolti Sfera e basta? Allora, quanti ascoltano Sfera e basta qui in piazza? In the sky you can buy. You smile to your fear and sorrow. Tomorrow you see the sun come shining through you. The light of your face with lightning, hide every trace of sadness. Oh, though a tear sorriso, sì. Che non è sempre scontato, però vabbè, no, la bellissima cornice di questa piazza di Candela. Entriamo con questa serata nel vivo della programmazione estiva di Candela, il Candela Estate, e anche quest'anno a Candela questo concorso che riscuote sempre tantissimo successo. E perché del successo di Miss Italia? Perché da 80 anni, se non erro, questo concorso e nelle case degli italiani, ormai fa parte della cultura e delle tradizioni italiane. E quindi un grazie particolare a Mimmo Rollo, a queste bellissime ragazze che hanno sfilato, all'assessore De Vitto che ha fortemente voluto questa iniziativa. Il Candela Estate continua, continua con tante serate. Abbiamo la grande festa del grano con la serata conclusiva per i più giovani con un concerto di Clementino. Abbiamo il 15 una teatrale con Biagio Izzo e poi la nostra festa patronale. Quindi vi invito a ritornare a Candela e buona estate a tutti, grazie. Tante, porta tanta gente da fuori che quindi conosce, viene a conoscere Candela, le nostre bellezze, le nostre tradizioni, le nostre peculiarità. Quindi io ho voluto fortemente di nuovo questo concorso perché per noi è una tappa importante. Poi veniamo da una
finale regionale, che non finirò mai di ringraziare Mimmo Rollo, perché così come ho detto l'anno scorso ci fa onore rappresentare la bellezza in Capitanata e soprattutto nei Monti Dauni, che molte volte vengono dimenticati. Quindi spero che l'anno prossimo ritornerà più a candela questa bellissima Rocchetta Puglia e Maria Campaniello. Siamo arrivati alla prima classificata, alla resa dei conti. Il totale punti è di 29. La fascia è Miss Chissimo Eleganza Biancaluna. E a premiare, appunto, abbiamo Carlo e Romeo Ambrosio, la corona la dà il sindaco, e il gioiello Miluna Mario Marra. Ottimo, allora, Mischissimo Puglia, voi avete innanzitutto offerto un contratto alla nostra Antonia, che l'anno scorso ha vinto il titolo di Miss Puglia ed è arrivata quarta. Ecco, allora, per Chissimo Biancaluna, il concorso di Miss Italia rappresenta sicuramente l'esterità, la bellezza, ma collegato con il vostro... Sì, per sé è il secondo anno che facciamo. Secondo che l'armonia, Flora, ci suggerisci l'armonia? Da giornalista, l'armonia. Vieni, vieni. Io cerco di vedere tutti i giorni, per il lavoro che faccio, la bellezza in ogni cosa, e non fa parte solo dell'anatomia umana. Però devo dire, sottolineo quanto ha detto poco fa il collega giurato, Miss Italia resta un'istituzione insieme al Festival di Sanremo, ed è bene che quest'anno torni su Rai 1, questo lo ricordiamo, è una rete ammiraglia ed è importante questo. Ma la bellezza è bello raccontarla, non solo vederla, in tutte le cose, e questo è l'esempio, perché poi è assolutamente armonia. Approfitto anche per fare i complimenti a te, perché sei bravissimo, bravissimo davvero. Complimenti anche a te. A Mimmo Rollo, a tutta l'organizzazione, mi ha fatto tanto piacere essere qui oggi, perché raccontiamo una pagina bella di questa città. Speriamo davvero di andare avanti con questo concorso. Okay. Grazie, ci sentiamo alla prossima. No, sto scherzando. Allora, il totale è di 29 punti, Mischissimo Biancaluna Eleganza e Biancaluna. Cosa? Ah, ridico. Mischissimo Biancaluna Eleganza e ragazzi. Sì, così arrogante. La numero 78 Sparia Fariadas. Ah, ho letto male. No, non. Vabbè. Mischissimo Biancaluna Eleganza con un totale punti di 29 e Anna La Raspata. Lei è Mischissimo Biancaluna Eleganza Puglia. Lei insieme alle altre due è prefinalista nazionale, partirà per Venezia molto presto. Ragazzi, da noi è tutto, grazie mille a tutti voi, grazie mille a Andrea.